penso non bene. Governatore, buonasera. Buonasera, meglio. Cosa sono? Prove tecniche per l'autonomia, sono ma anche per un futuro governo? Sono soprattutto prove tecniche di sopravvivenza dalle zanzare. Questa credo che sia la cosa principale. No, è un momento per confrontarsi con un amico, Attilio Fontana, che con il suo predecessore Maroni ha dato il calcio d'inizio a una partita, quello dell'autonomia differenziata, che credo debba interessare tutte le regioni, non soltanto quelle del nord, ma anche quelle del sud. Se questo è un paese che cresce a diverse velocità e ha servizi dei cittadini molto diversi tra un luogo e l'altro, proprio perché non ha mai avuto un'autonomia che consentisse ai cittadini di autogovernarsi, ma tante scelte sbagliate fatte centralmente. Quindi trovo francamente poco convincente le paure che il Movimento 5 Stelle talvolta agita di un paese che si divide tra Serie A e Serie B. Questo paese è già di Serie A, di Serie B, di Serie C, ma non certo per l'autonomia che non c'è mai stata. Ma si potrebbe pensare anche ad un'alleanza per un futuro governo? Questo governo regge? Questo governo regge, non ne ho la più vaga idea. Se regge, spero che faccia qualcosa di utile. Se non può fare qualcosa di utile, vittima di compromessi a ribasso, meglio che non regga. E quindi si ricomincia magari con il vecchio centrodestra, quello tutto unito, compatto? No, c'è bisogno di un centrodestra nuovo, coerente ai bisogni di questo paese del 2019, che non abbia nostalgia per il passato, ma abbia il coraggio di fare un passo avanti tutti insieme per costruire un'offerta politica che duri per i prossimi 20 anni e finalmente dia ai cittadini quelle risposte che servono, ovvero le grandi opere, attenzione per le imprese, crescita del prodotto interno lordo, formazione, occupazione e finalmente autonomia. Il rinnovamento di Forza Italia prosegue? Zoppicando, direi. No, prosegue poco per il momento, spero che prosegua. Il rinnovamento del centrodestra proseguirà comunque, con o senza la volontà di Forza Italia. Qual è la sua condizione? Ma no, figuriamoci se è detto.